Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo su Rush. Vi spiego, ho avuto dei problemi con questo gioco anche perché avevo già registrato un gameplay in precedenza, ma purtroppo mi si è cancellato il video e non sono riuscito a metterlo. E adesso vi farò vedere cosa bene o male ho fatto facendovi vedere gli eventi, no? In poche parole possiamo riassumere questo titolo molto buono, molto promettente, nel senso buono. All'inizio mi ha preso abbastanza, mi ha preso, e anche la grafica è molto molto buona, e i gameplay pure. E niente, cosa possiamo dire? È incentrato particolarmente sull'online. Infatti questo è una cosa abbastanza brutta per me personalmente, perché io sono un giocatore molto molto offline. E niente, adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho sbloccato, le varie cover delle auto. Vedete qua, un po' così. Però la migliore è questa qui, dai. Pure qua ho sbloccato delle altre cose. E niente, praticamente nello scorso video avevo fatto 5-6 eventi a dir tanto. E niente, mi aveva preso particolarmente questo gioco, sì. È veramente molto bello. Allora, vediamo cosa posso. Ma questa l'ho già equipaggiata. Beh, posto, posto, basta. Veicoli, cosa mi manca? Ah, ok, queste qui. Ma c'è questa qui principale, ok, perfetto. Queste sono le sfide. Ah, sono le sfide bene o male principali. Equipaggia. Ah, ok, che poi sbloccherò facendo le sfide. Ok, perfetto, perfetto. Suggerimenti, vabbè, non mi servono. Ci ho già giocato. Ok. Giochiamo, ok. Abbiamo iniziato Superstar perché c'è solo quello, perché sennò c'è partita veloce, che è una sorta di offline così un po' alla cavolo, classificata che sarà presto disponibile, personalizzata che te la crei e esercitazione. Ok. Perfetto, allora niente, mi mancava. Io ho fatto questi qui, questo qua, questo qua e questo qua. Ne ho fatti 4. Non tantissimi, lo so, purtroppo mi si è cancellato e non sono riuscito a recuperarlo. Infatti mi è presa malissimo, tanto anche. Ok, iniziamo così. Eliminazioni gregari, 12 eliminazioni devo fare e devo vincere. Ok, si può fare. Seleziona un veicolo. Queste sono le varie classi, perché il gioco è suddiviso in classi di macchine con specialità diverse, che poi vedrete andando avanti nel gioco e così via. Adesso sta caricando. Aspettiamo. Il gioco è molto molto arcade, non è simulativo, perché cioè se cercate qualcosa di simulativo non è per voi, non è fatto apposta. È molto arcade, sì, è tipo un Motorstorm, no? Perché i creatori bene o male sono sempre gli stessi di Motorstorm e Drake Lab. Infatti ci troviamo le stelle come in Drake Lab e gli scontri generali off-road, un po' come i Motorstorm. Infatti si vede molto che c'è lo zampino di mezzo, si vede, si vede. Le gare sono suddivise a squadre, come potete vedere, blu e arancioni. Noi siamo nei blu, Usa ovviamente. turbo e scatto per fornire punti alla squadra. Ok. Dobbiamo eliminare sti nemici per fare obiettivi. I scenari sono molto molto belli, È una cosa che mi è piaciuta particolarmente. Non riesco mica a
a seguirli, da cavolo va. No, ho fatto una figata che manco volevo farla. Perfetto, fatto bene. Ah, conta pure le macchine, quelli del computer, quelli un po' scarse, quindi obiettivo abbastanza facile. Il più è vincerla per il momento, però vedo che si è messi bene. Ma porca, ho sbagliato. Intanto stiamo vincendo, dai, è già buono. E questa è la specialità, si chiama Rush. Molto colorato. Perché è demolito? Ma che cavolo? Vabbè. Molto colorato il gioco comunque. Molto molto. Di nuovo in pista. Perfetto. Fuoco a volontà. Ma no, ma no, ma no. Vittoria del round. Sono 5 round, il primo che ne vince 3 ha vinto, in poche parole. Diciamo che per il momento nel gioco ho riscontrato una difficoltà abbastanza scarsa, cioè è molto molto facile, vinci molto facilmente le gare. C'è molto gioco di squadra, infatti ecco perché è puramente online, alla fine dei conti, il divertimento principale. Perché facendo una squadra con tutti i tuoi amici riesci a divertirti in maniera veramente estrema. Infatti se si punta solo all'offline, non so se consigliarlo. Di sicuro lo consiglio a prezzo abbastanza basso, ecco. Bella questa. Mamma mia, asfaltato. Ok, l'obiettivo l'ho fatto, di ammazzare, distruggere 12 veicoli. Quello l'ho fatto. Vince la partita, ormai diciamo che siamo arrivati. Ma no, ma dai. Ci sta recuperando, aspetta. Ma no. Mi sono sbagliato totalmente. Oggi non riesco a giocare, vi giuro che proprio sono sconcentrato al massimo. Cioè, hai fatto la difficoltà bassa anche perché, cioè, anche se te giochi male, no? Per il momento è difficile che perdi, no? Tipo, ora stiamo vincendo anche se io sto giocando maluccio. Adesso, la difficoltà non me l'ha fatta scegliere all'inizio, quindi direi che non c'è una difficoltà... È già impostata, diciamo, ecco. Che ci può stare, però un po' più difficile magari potevamo farlo. Ma vabbè, comunque il gioco rende abbastanza ed è divertente, ed è quello che conta. Il divertimento è la prima cosa che conta in un gioco, a mio parere. Ho vinto anche l'MVP. Ma allora no, ho giocato così male, dai, diciamo, pensavo peggio. Vedete qua che sono i vari festeggiamenti. Un po' come ormai tutti i giochi online, bene o male. Ecco, con tanto di casse e equipaggiamento, che sono, quindi, le lotbooks, diciamo, dai. Allora, apri casse di equipaggiamento, vediamo cosa troviamo. Apriamo sta cassa. Un giradischi.
cioè un vinile, non c'è disco, ho sbagliato. Heavy metal, questa mi piace. Equipaggiamo. Questo non mi fa né caldo né freddo. Ci sta, bello, dai, come lapide. Meglio della, della palla da, da baseball sicuramente. Ok, facciamo l'ultimo evento della, di Origins. Vinci la partita e istigazioni aeree. Quindi diciamo che è abbastanza fattibile, dai. Allora, scelgo tra questa e questa. Incrementa il magnetismo e attacchi in aria. Touchdown. Ma sta qui, dai. Mi ispira di più. Ah, questo è la... è la prova di superare i portali, no? Le cose verdi là, bisogna starci dentro, ma ti danno del, del tempo in più, in modo che te riesci a far vincere la tua squadra, no? Perché quando il tempo scade, hai perso. No, ho sbagliato, porca trota. Allora, buono. Buono, buono, buono. Taglia. Ecco qua. Bello, eh. No, però mi ha scacciato. Vabbè. Not bad. Mamma mia. Ma come? Ah, bella sta cosa. Quando muori viene fuori la tua lapide. Questo non l'avevo ancora notata sta cosa. Perfetto. L'obiettivo l'ho fatto. Qua. Ma no. Vabbè. Veramente oggi mi piace schiantarmi. Ho già visto, mi sono già accorto. Però il round abbiamo vinto lo stesso, quindi va bene lo stesso. Grande. Mamma mia. Ma che ho fatto? Molto adrenalinico sto gioco. Adesso mi sto un po' abituando, perché è da un po' che non lo tocco, da 2-3 giorni, allora... come non detto, subito. Subito. Abbiamo messo il nemico in fuga! Ma no, quello da di là. Grande. No, ma come, dai. Non può demolirmi così, cioè. Mi ha fatto malissimo, cioè, veramente. Che ha paura ora. Mm.
Mamma mia, cosa ho fatto? Mamma mia. Ho vinto, bene. Ottima vittoria. Ho giocato leggermente meglio rispetto alla mia prima partita di prima. MVP. Perché a zero ho fatto qua? Vabbè. 9 medaglie, ok, livello 6. Vincerò una cassa sicuramente, ecco, come non detto, perfetto. Ok, ho vinto il Crash Tag di Origins perché ho finito l'evento. Ok, buono. Apri cassa equipaggiamento. Allora, questo non mi piace. Bello, lo prendo. Mi piace. Ok, qua ho fatto tutto quanto. Perfetto. Allora iniziamo un altro evento. Uprising. Ok, proviamo a fare sta serie di eventi qua. Questi sono tipo nuovi eventi, tipo nuove tipologie. Ma che cavolo? Non sto capendo. Ok, bene. Ok, sono tutti nuovi. Facciamo giorni di gloria. Attraverso i portali vinci la partita. Ok, a posto. Allora, lapidi rilasciate abbaiono gli avversari. Le tragi violenti fanno tremare il terreno e stupendo. Questo mi piace già di più. Ok. Ah, sono nuove classi anche di motori, vedi? Cioè, alla fine sono anche i motori in questo gioco. Non pensavo. Anche se in realtà c'è anche nella copertina del gioco, ma non mi ricordavo. Bello, dai, allora è anche molto vario. Alla fine sì, è Motorstorm, cioè a tutti gli effetti. Beh, potrei anche saltare sta roba qua, che tanto ormai bene o male la so. Facciamo altre 2-3 gare, poi finisco il video. Poi ditemi anche voi come vi sembra il gioco, se vi ispira o no. Per il momento ve lo consiglio al massimo a 30€. Ah no, ma adesso il motore, adesso sono in macchina? Ma che è? Questo è razzismo. Ma non ci credo. Come ho curvato male. Bello però, eh. Il fatto di essere tanto arcade mi piace. No, ma che figata. Oi oi. Bene, mi sono fuori gioco. Qua ho sbagliato. No. Frena. E non è facile fare sti salti, frenare. È molto tecnico sto gioco.
No, non mi disturbare. Vabbè, buonanotte. Addirittura. Minchia. Ma come cavolo? No, ero tipo per terra ero. Vabbè, va. Si fa il fattore realismo è proprio pari a zero. Come poi volevo personalmente. Un gioco così non cerchi il realismo, ma cerchi la pazzia, il divertimento. Vai mo. Puoi seguire anche le acrobazie mentre sei in cielo. Bellissimo. Grande. Stanno abbastanza bene sta gara. Sbaglio, la difficoltà si è impennata un pochino. No, perché stiamo perdendo. Ok. Ma no. Bello. Bellissimo. Ma però non mi volevo scantare. Dove va? Dove cazzo va? Vabbè, va. Ho fatto un macello in sta gara, eh. Ma perché perdiamo ancora? Non capisco. Ma no, ma no. Mamma mia. No, non ci credo. No, sono cascato. Vabbè. Oh, abbiamo vinto, bene, bene. Mi stavo per preoccupare. Ho fatto 58 portali, eh. Sono morto solo una volta. Stavolta qui poi, eh. Ho fatto una gran gara stavolta. Infatti MVP come sempre io. Va bene. Ecco i portali 58. Minchia, li ho battuti tantissimo. Assist 1 io. Vabbè. No, ho fatto una bella gara. 10 medaglie anche. Livello 7. Crash tag nuovo. Ok. Apriamo sta cassa. Allora, vediamo. Questa non è male. Questo non mi piace. Questa è bella. Continuiamo. Facciamo l'ultima, dai. Supporto vitale. Turbo. Ok, questo non so che roba sia. Proviamo. Per il momento proviamo a fare questa gara qua e vediamo come va. Non so cosa che devo fare, non ho capito. Parto bene proprio. Beh, se parto così finirà bene, sicuro.
Vabbè, non è che mi abbia distrutto, cioè. In teoria. Bene. Oh, vendetta, ti sta bene, guarda. Voleva fare la sborona. Bene. Mi sembra di essere da solo. Che un obiettivo l'ho fatto. L'altro manco lo sto facendo, gli altri due, non capisco come si faccia. Pronti. 3, 2, 1, via! Mettiamo anche gli altri là, perché sennò mi annoio. Che mo, Anna. Sì, vabbè. Mi sono schiantato. Stanno ripiegando. È che non sto capendo come fare quegli obiettivi, quello lì, i stigazzini non so come si fa, ma l'altro non sto capendo. Turbo rotato con Energize. Bella questa, bella, no! Mi hanno preso. Energize. Vengo a prendervi. Ah, ok, ok, ok. Ah, ce l'ho fatta, bene. Scia rovente, ma che è? Che è, poteri magici? se, buonanotte, ma che cavolo. Almeno ho vinto il round, almeno quello. Pronti. 3, 2, 1, via. Sto riuscire a fare ste... Bene! No, vabbè. Volevo fare più punti skill, ma ho sbagliato, chiaramente. Nemico nel mirino.
Guarda che roba che ho fatto. Ma cosa sta facendo? Vabbè, va. Sono sempre primo però. Grande, bene, bene. Un'altra vittoria. MVP, perfetto. Però zero assist. Beh, dai, diciamo che bravissimo con gli assist. Pure qua non è che ho eccelso. Qua benino. Direi livello 8, 12 medaglie. Minchia, due livelli ho fatto in una botta e due casse equipaggiamento. Buono, cavolo. Allora, apri casse. Non mi fanno impazzire. Bella questa acrobazia. Ok, a posto, continua. Niente, a posto. Direi che per oggi possiamo anche fermarci. Vedete anche voi che gli eventi non sono tantissimi, infatti il gioco per me sarà abbastanza corto. Allora, merce del rivenditore, che roba è? Ah, costano... vabbè, roba che non mi dice niente di che. Non si possono... no, volevo dire se si potevano comprare gli equipaggiamenti. Vediamo... no, questo... allora, no. Vabbè, adesso... sono tutte notifiche dei cosi, vabbè. Personaggio, Brooke. Vabbè. Vediamo, acrobazie sbloccate. Ah beh, sono anche diversi personaggi, allora. Beh, là ci sta. Aiko. Più bella questa di questa qui. Direi sì. Chi prendo? Vediamo chi mi ispira di più. No, questo mi sembra molto tipo post apocalittico. Questo mi sembra un po'... vabbè, lasciamo stare. Direi non è nel mio caso. Allora, Marco, dai, italiano, ci sta. Lapide. Ho capito, buona. Ok, posto. Le sfide sempre le stesse. Ah, ho fatto 9 sfide. Non mi piace. Non mi piace. Lascia quelli. Il teschietto mi piace di più. Qui non si può comprare delle cose in più così. Anche solo le casse non si possono comprare. Vabbè. Ok, a posto. Allora niente. Vi ringrazio per aver visto il video. E ci ribecchiamo nel pomeriggio con Fallout 4. Grazie mille ancora.